San Gimignano caso Ranza, a breve le motivazioni del giudice. Alex Zanardi, udienza dal GIP il 26 maggio sulla richiesta di archiviazione per il camionista. Morte bianca a Prato Seggiani, una sconfitta per tutti. Per lo sport il volley Emma Villas, obiettivo gara 4, domani a Brescia si gioca la possibilità di allungare la serie. Tutto questo e molto altro ancora tra pochissimo all'interno del nostro TG. La Sovrana Pulizie, per un mondo più pulito. Buonasera ai nostri telespettatori e benvenuti all'appuntamento con le notizie di Siena TV. Arriveranno a breve le motivazioni del giudice Jacopo Rocchi sulla condanna con rito abbreviato dei 10 agenti di polizia penitenziaria che al carcere di Ranza a San Gimignano avrebbero torturato un recluso straniero. Il servizio. Sono attese in questa settimana le motivazioni prodotte dal giudice Jacopo Rocchi sulla sentenza che riguarda i 10 agenti di polizia penitenziaria che ad ottobre del 2018 avrebbero torturato un detenuto tunisino al carcere di Ranza San Gimignano. I 10 agenti sono stati condannati con rito abbreviato con pene che vanno da 2 anni e 3 mesi fino a 2 anni ed 8 mesi e la sentenza del giudice Jacopo Rocchi emessa lo scorso febbraio quando seppure a livello concorsuale vennero riconosciute le torture nei confronti del recluso straniero durante un trasferimento di cella nel reparto di media sicurezza. Faremo appello, annunciava l'avvocato Manfredi Biotti, difensore di 9 dei 10 agenti, perché questa sentenza non ci dà giustizia e neppure rappresenta l'ambiente carcerario. Raffaella Nardone, legale del recluso, parlava invece di giudizio severo e coraggioso. Affrontare una materia del genere in questo modo è ammirevole. Biotti e l'avvocato Stefano Cipriani, che difende un altro degli agenti, attendono di leggere le motivazioni del giudice che arriveranno entro sabato, ma è verosimile pensare a giovedì o venerdì. Questo mentre martedì 18 maggio si celebrerà al Tribunale di Siena il primo processo in Italia in cui viene contestato il reato di tortura ad un pubblico ufficiale, poiché il GUP Roberta Malavasi aveva rinviato a giudizio altri 5 agenti di polizia penitenziaria accusati di minaccia aggravata, lesioni aggravate, falso ideologico e appunto tortura, sempre ai danni del detenuto tunisino in questione. E torniamo adesso a parlare di Alex Zanardi. È stata fissata l'udienza di archiviazione di fronte alla GIP Cornetti. La famiglia si è opposta alla richiesta della procura di archiviare le accuse nei confronti del camionista. Non è da escludere che vengano disposti altri accertamenti. Ce ne parla Simona Sassetti. È stata fissata il 26 maggio dinanzi al GIP Ilaria Cornetti l'udienza per la discussione della richiesta di archiviazione della Procura di Siena relativa all'indagine sull'incidente che ha coinvolto sull'SP 146 a Pienza nel giugno 2020 il campione paralimpico Alex Zanardi e il camionista Marco Ciacci durante il passaggio della staffetta obiettivo tricolore. Dopo lunghi mesi di indagini e battaglie a suon di perizie, i magistrati senesi hanno chiesto al GIP l'archiviazione delle accuse di lesioni colpose ipotizzate a carico del conducente, evidenziando come la caduta di Zanardi dalla handbike fosse frutto di una manovra di reazione alla vista del mezzo pesante che avrebbe tenuto una condotta lecita alla guida. Alla richiesta di archiviazione si è opposta però la difesa della famiglia dello sportivo bolognese che insiste sull'invasione di carreggiata da parte dell'autotreno e così se ne discuterà davanti al giudice che di solito in caso di richiesta di archiviazione può esprimersi subito tramite decreto o convocare in determinati casi del codice di procedura penale un'udienza apposita dove non si esclude che possano essere disposti ulteriori approfondimenti. Una tragedia che ha fatto molto discutere, quella avvenuta in un'azienda tessile di Montemurlo, dove una giovane madre di 23 anni ha perso la vita intrappolata in un macchinario tessile. Un incidente sul lavoro, una delle tante troppe morti bianche che continuano ad accadere, nonostante il progresso anche nel campo della sicurezza. È una sconfitta per il sistema lavoro, per un paese intero. Sono queste le dure parole del segretario della CGIL Fabio Seggiani che ha commentato la vicenda. Sentiamo. Quello che dovremmo fare perché questo massacro abbia un'inversione di tendenza, lo dicevo qualche giorno fa a proposito dei dati che erano usciti sugli infortuni, io ho pacatamente detto che se il numero degli infortuni non viene messo in correlazione alle ore lavorate sono numeri che hanno poco senso. I numeri che sono arrivati giusto ieri
sugli infortuni e sulle denunce di infortunio purtroppo mi danno ragione. Marzo 2021 su marzo 2020 registra in Toscana un aumento del 65% delle denunce di infortunio e Siena addirittura un 120%. Quindi quante ore si lavorano è assolutamente attinente a una valutazione sui numeri degli infortuni. Sono tre le cose importanti da fare. Una è quella della formazione preventiva, sottolineo preventiva e continua dei lavoratori. Preventiva vuol dire che un lavoratore quando si reca sul posto di lavoro e viene lasciato da solo deve avere la consapevolezza dei rischi che ci sono in quel posto di lavoro. L'altro è il rispetto del decreto legge 81 sulla sicurezza e i controlli che devono essere effettuati e quindi c'è bisogno assolutamente di un coordinamento fra i servizi ispettivi e un loro potenziamento. Un loro potenziamento. L'altro è che, non si, che si smetta di considerare la sicurezza come un costo, ma deve essere considerata come un investimento, invece. Non solo economico, ma soprattutto sulle vite delle persone, perché poi dietro un decesso sul lavoro c'è la vita di una persona. E è di poco fa la notizia di un nuovo incidente sul lavoro avvenuto proprio oggi intorno alle ore 13 in un'azienda di Abbadia di Montepulciano. Una donna di 34 anni è dovuta ricorrere alle cure dei sanitari per una caduta da una scala ed è stata trasportata in codice 2 all'ospedale delle Scotte di Siena. Sul posto i sanitari del 118 ed è stato anche allertato il servizio di prevenzione, igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro dell'ASL Toscana Sud-Est. E adesso cambiamo argomento e parliamo di Monte dei Paschi. Il tesoro alza di 1 miliardo la dote per i potenziali acquirenti, attesa per la reazione di UniCredit. La borsa intanto ci crede. Sentiamo. Corre il titolo di MPS che guadagna oltre il 5% dopo la notizia che il Tesoro aggiungerà 1 miliardo di euro a chi si prenderà la banca senese. Draghi sta provando a renderla più attraente agli occhi delle banche potenziali acquirenti. Il nuovo regalo arriva sotto forma di ritocco al credito d'imposta per l'aggregazione incluso nella bozza del decreto Sostegni bis. Il credito era già previsto, non a caso la norma era stata ribattezzata Salva MPS, ma ora il beneficio sale dal 2% al 3% e viene prorogato fino al giugno 2022. La percentuale si applica all'attivo della società più piccola di un'eventuale fusione. Nel caso di MPS si tratterebbe di un credito che sale da 2 a 3,2 miliardi di euro, se si considerano tutte le agevolazioni e il pacco dono allegato a MPS che riceverebbe il potenziale acquirente. Il mercato quindi può tornare a scommettere sull'opzione di UniCredit, la parola a questo punto spetterà al nuovo timoniere. Inoltre, una recente analisi di Bloomberg Intelligence ha ipotizzato che oltre a crediti fiscali accordati con la legge di bilancio varata dal precedente governo Conte e alla partecipazione all'aumento di capitale di MPS, il governo Draghi potrebbe trovarsi costretto a elargire altri regali a UniCredit, accolandosi per esempio gli oneri di integrazione di un deal UniCredit-MPS, fornendo magari anche uno scudo a fronte dell'altro grande problema del Monte dei Paschi, quello dei rischi legali. Il Comitato per la tutela e la difesa della Valdelsa è sceso in piazza Barberino Tavarnelle per manifestare la propria contrarietà all'ampliamento della distilleria DETA e per le autorizzazioni rilasciate da Comune e Regione Toscana. Sentiamo Filippo Tecce. Il Comitato per la tutela e la difesa della Valdelsa in piazza davanti al municipio di Barberino Tavarnelle per dire no all'ampliamento della distilleria DETA, con la ciminiera che verrebbe alzata da 22 a 60 metri e di giorni di lavorazione raddoppiati ad un anno intero invece che a 6 mesi come è attualmente. I cittadini hanno quindi scelto di esternare in questo modo la propria contrarietà. Siamo preoccupati per quanto riguarda un'attività che è comunque di trasformazione di rifiuti organici, che sono evidentemente rifiuti particolari come le vinacce e che hanno, diciamo, delle problematicità che non sono indifferenti. Il Comitato lamenta una disparità di trattamento da parte delle istituzioni tra quelle che sono state le richieste di DETA e le istanze presentate sia dai cittadini che da altre imprese della zona. Tutto quello che ha chiesto l'impresa essenzialmente gli è stato concesso, mentre quello che viene richiesto dai cittadini, diciamo, non sostanzialmente viene, diciamo, ignorato. Questo, diciamo, è il risultato un pochettino, e quello che sembra, diciamo, delinearsi è un
Per cui diciamo è una predominanza dell'interesse dell'impresa rispetto a quello di anche di altre imprese che sono nel territorio. Ci sono poi preoccupazioni per il turismo e tutto quell'indotto da esso generato. Mi preme moltissimo che venga tutelato il mondo del lavoro che ruota intorno al turismo nella nostra zona. Noi siamo vicini a San Gimignano, siamo in zone che producono Chianti, DOC, DOCG e ci sono migliaia di lavoratori che vivono in questo, che vivono di questo lavoro in questo settore. Ovviamente siamo preoccupati anche per l'impatto sulla qualità della vita di tutti. La partita si giocherà anche in tribunale con il comitato che ha deciso di portare in giudizio la Regione Toscana ed il comune di Barberino Tavarnelle per le autorizzazioni rilasciate per l'ampliamento della distilleria. Di fatto però queste autorizzazioni sono state concesse, non ne siamo neanche mai stati messi a conoscenza, l'abbiamo sempre scoperto da soli. Quindi a questo punto non rimane che ricorso al TAR, in cui crediamo ovviamente. Sono stati nominati i primi coordinatori comunali di Italia Viva Siena, tra questi anche i due responsabili senesi Massimo Cava e Paola Piomboni, già candidata alle elezioni regionali dello scorso settembre. A presentarli Stefano Scaramelli, capogruppo del partito in consiglio regionale, insieme ai coordinatori provinciali Riccardo Burresi e Pamela Fatighenti. Sentiamo Simona Sassetti. Sono stati nominati i primi coordinatori comunali d'Italia Viva Siena alla presenza di Stefano Scaramelli, il quale al grido "Con coraggio e idee per determinare sviluppo e opportunità per tutti" ha presentato i nuovi coordinatori comunali. Insieme a questi, gli amministratori eletti nel territorio e la coordinatrice provinciale Pamela Fatighenti costituiranno il comitato provinciale che avrà il compito in modo unitario e collegiale di definire la linea politica di Italia Viva nelle terre di Siena. Torniamo nel campo, in piazza del campo, siamo sempre stati in campo e lo siamo stati ancora di più a livello nazionale. Io credo che il nostro piccolo, al di là dei numeri che poi ci sono, al di là della percentuale, il 7% preso, oltre 500 iscritti, quasi 10.000 voti raccolti in questo territorio, quello che conta poi i risultati e le cose che stiamo ottenendo. Questo è un primo passaggio anche pubblico che ci consente appunto di ritornare anche in mezzo alla gente, vista l'opportunità che prima non avevamo purtroppo dovuto al Covid, quindi questo è, diciamo, il primo passaggio per... E abbiamo colto l'occasione per ufficializzare la nomina dei vari coordinatori comunali della provincia di Siena, ne avevamo già individuati molti, quasi tutti i comuni sono coperti, piano piano andremo avanti nell'individuazione anche degli altri coordinatori comunali. Abbiamo fatto una scelta che in linea con quello che è accaduto a livello nazionale e regionale vede l'individuazione di una coppia uomo-donna, quindi anche noi ci siamo mantenuti su questa linea, ci siamo confrontati con i nostri iscritti, quindi con la nostra base. Siamo giunti appunto ad oggi all'individuazione dei primi coordinatori comunali. Il quadro si completerà da qui ai prossimi mesi proprio per cercare di dare al partito anche locale, non territoriale, un'organizzazione vera e propria. Quindi faremo sempre riferimento ai coordinatori comunali, ai coordinatori provinciali, quindi a me, e ovviamente insieme agli amministratori comunali di Italia Viva costituiremo quello che è il comitato provinciale, che ovviamente si rapporterà con gli organismi superiori, quindi direttamente con il regionale e il nazionale. Italia Viva che si prepara già alle amministrative. E il nome inizialmente ancora non ci sa, noi oggi veniamo nominati coordinatori ufficiali e da domani inizieremo il percorso, ci confronteremo con le varie forze politiche centro-sinistra e insieme a quel punto apriremo un tavolo di discussione, e penso sia la cosa migliore per individuare la persona giusta. Sicuramente deve essere una persona e possibilmente donna, quindi abbiamo tantissimo sulla donna, perché si fa tutti dicono le donne e poi alla fine. E quindi noi siamo disponibili al dialogo. Tutte presenti le dirigenze delle contrade alla prima riunione di corse di addestramento alla pista di Mociano per vedere i cavalli e i fantini. Sentiamo quali sono state le prime emozioni che per noi ha raccolto Viola Carignani. Il rumore dello sgancio del canape e il galoppo dei cavalli sulla pista di terra battuta sono stati i suoni di una colonna sonora che mancava a tutto il mondo paliesco. A Mociano, oggi pomeriggio, le prime batterie d'addestramento per i cavalli iscritti all'albo. Un momento soprattutto di socialità, anche se l'accesso era consentito solo agli addetti ai lavori. Finalmente si risente un po' di rumori legati alla festa, lo sgancio del canape, gli zoccoli dei cavalli, quindi insomma, bene dai. Ci fa ben sperare. Devo dire, sono arrivato in questo momento, siamo già cavalli in pista, sentire questi zoccoli
La festa danno un po' di gioia, un po' di emozioni e di speranza. Il primo impatto appena si arriva si vedono i van dei cavalli, si vede un po' di gente, certamente fa abbastanza emozione, dai. Si ritorna a vedere qualcosa, fortunatamente, speriamo sia un inizio e si riesca a riprendere un po' l'attività del palio, di tutto quello che poi gli gira intorno. Sì, ma guarda, se ne parlava anche adesso, insomma, soprattutto è bello rivedere un po' di facce amiche, fare due chiacchiere, insomma, è una bella sensazione, anche già arrivare a vedere tutto l'ambiente, insomma, ti tira un po' su, dai, ci vuole. E vi ricordo che lo speciale proprio sulle corse di addestramento di Mociano sarà in onda su Siena TV domani alle ore 19 e alle ore 23:10. Restiamo sul tema contrade perché il grande giorno della riapertura delle società di contrada è arrivato. Molte le regole e per il momento niente cene, ma intanto è un primo passo verso la normalità. Come ci ha detto il coordinatore dei presidenti di società di contrada, Giampaolo Betti, al microfono di Veronica Costa. Sentiamo. Le società di contrada sono pronte per la riapertura. Ieri sera i 17 presidenti di società hanno deciso che tutte le contrade ripartiranno dopo lunghi mesi di attesa giovedì. Tra due giorni quindi si potrà tornare in contrada seguendo tutte le norme già comunicate all'interno del protocollo. Elenco dei presenti, mascherina, apertura dei soli spazi all'esterno e tavoli da massimo 4 persone. Non è invece prevista la misurazione della temperatura in quanto si potrà stare solo all'esterno. L'apertura è prevista dalle 17 alle 21:30 circa, dato l'orario del coprifuoco alle 22. Ogni contrada deciderà poi autonomamente orari e giorni. Per ora resteranno aperti i bar all'esterno, mentre per altre attività si procederà osservando la situazione sanitaria. Per il futuro è certa la volontà delle contrade di proseguire la collaborazione con i ristoratori. La giovedì potremo finalmente riessere nelle nostre società. È stato un passo che ci ha fatto molto piacere da quando il magistrato ha dato il via libera per potersi appunto riunire. Noi abbiamo subito fatto un coordinamento per potersi appunto varie società, rivedere i protocolli, rivedere un po' quelle che sono, diciamo, le normative di attuazione dei vari decreti, e quindi siamo contenti di poter riaprire le nostre società. Allora, ovviamente pensare di fare una cena ora in questo momento è impensabile, anche perché in realtà appunto noi alle 10 dobbiamo essere tutti a casa, quindi ognuno poi sceglierà quando richiudere le società, però chiaramente dobbiamo considerare che alle 22 dobbiamo essere a casa. Si faranno poche attività, si faranno le attività che ci consente il periodo di fare. Ci sono le belle giornate, possiamo fare qualche pranzo, qualche aperitivo, però comunque in questa prima fase, una fase iniziale, anche per rispetto un po' a quelli che sono stati i ristoratori, che questa fase l'hanno più, diciamo, accusata rispetto all'altra volta, perché ora effettivamente sono tanto tempo che sono state chiusure, quindi noi cercheremo di partire con i piedi, diciamo, un po' in così di piombo. Raccogliere adesioni per la lavorazione di carni di ungulati selvatici destinate alla beneficenza e distribuita dal Banco Alimentare. L'iniziativa è della Regione Toscana. Tutti i dettagli nel nostro servizio. Carni di selvatici destinate al Banco Alimentare. Questo è l'obiettivo dell'avviso pubblico che è già disponibile sui siti delle ASL toscane, destinato ai centri di lavorazione della selvaggina, che potranno avviare il percorso per la cessione in beneficenza della carne proveniente da ungulati selvatici abbattuti nell'ambito dei piani regionali di controllo. A fronte del lavoro, la Regione Toscana ha previsto l'erogazione dei rimborsi dei costi sostenuti dai centri di lavorazione attraverso le ASL, destinando per l'anno in corso un finanziamento complessivo di 60.000 euro, 25.000 andranno all'ASL Sud-Est. Con la pubblicazione di questo avviso, ha detto l'assessore alla sanità Simone Bezzini, entriamo nella fase operativa di questa iniziativa che ci auguriamo possa portare in questo periodo di emergenza sanitaria, dalle gravi ricadute economiche, un po' di sollievo nella vita delle famiglie più in difficoltà.
Le carni deriveranno da una quota dei capi abbattuti secondo le modalità previste dalla legge regionale che gli ambiti territoriali di caccia decideranno di destinare all'iniziativa di beneficenza alimentare. Inoltre è prevista anche la cessione di capi che provengono dall'attività venatoria o di controllo regolamentata anche da parte di soggetti terzi, quindi gli enti parco regionali, le squadre di caccia al cinghiale, i distretti di gestione degli ungulati, le aziende faunistico-venatorie e le aziende agrituristico-venatorie. A causa della pandemia sono circa 2,5 milioni di euro di mancate entrate nel comune di Poggibonsi, dove il Consiglio Comunale ha approvato il rendiconto di bilancio 2020. Anno difficile, ma abbiamo mantenuto servizi e investimenti, ha affermato l'assessore Susanna Salvadori. La pandemia ha impattato sul bilancio comunale per meno 2,5 milioni di euro, tanto è stato l'effetto dell'emergenza sanitaria lo scorso anno. È stato approvato in Consiglio Comunale a Poggibonsi il rendiconto di gestione 2020, che si è chiuso con il mantenimento degli equilibri di bilancio. Un risultato non banale, vista la complessità che ha caratterizzato l'anno passato, dice l'assessore Susanna Salvadori. L'azione promossa durante l'anno ha previsto tagli, reintegri e rimodulazioni, anche per recepire gli effetti di scelte sovraordinate. I fondi che il governo ha stanziato per gli enti locali, spiega l'assessore al bilancio, hanno consentito di contenere in parte le minori entrate per circa 2,5 milioni di euro che abbiamo avuto e anche le maggiori spese che vi sono state per la gestione della pandemia. In questo contesto, è il ragionamento di Salvadori, i servizi sono rimasti inalterati sotto tutti gli aspetti, anche le politiche di investimento sono proseguite. Nonostante alcuni inevitabili rallentamenti, sono stati restituiti spazi alla città come Piazza Berlinguer e Via Montorsoli ed altri lavori si sono avviati come quelli inerenti all'edilizia scolastica. Altri ancora hanno iniziato e proseguito il loro percorso come la riqualificazione di Via San Gallo e l'efficientamento della pubblica illuminazione. A proseguire anche l'azione progettuale che vede il comune operativo su tutti i fronti aperti per cogliere al meglio le opportunità che si potranno presentare. Il rendiconto di gestione si è chiuso con il segno più sia sulle spese per investimenti sia sulla quota di avanzo libero. È stato approvato con i voti positivi di PD, Poggibonsi Può, Viva Città, Avanti Poggibonsi e con l'astensione della Lega. Parliamo di Recovery Fund, tra i progetti finanziati anche quello del treno Natura in Val d'Orcia. I dettagli nel servizio di Laura Olimpia Sani. Nel Recovery Plan la provincia di Siena, oltre a vantare finanziamenti importanti sulla via Francigena, conta anche fondi sulla misura binari senza tempo, ferrovie storiche che consentono di raggiungere parti dell'Italia di straordinaria bellezza per paesaggio, opere d'arte ed enogastronomia. Tra i 10 percorsi previsti svetta la ferrovia della Val d'Orcia, territorio patrimonio mondiale dell'umanità UNESCO fin dal 2004, automotrici livrea originale, carrozze d'epoca, trasporto gratuito delle biciclette, modalità lenta e sostenibile. Queste le parole del senatore del Partito Socialista Italiano Riccardo Nencini, presidente della Commissione Istruzione, Cultura, Spettacolo e Sport del Senato, che ha sottolineato come tra i finanziamenti accolti dal ministro Franceschini, che ha destinato 435 milioni alla valorizzazione dei cammini e al potenziamento delle linee ferroviarie storiche, tra cui il treno a vapore che attraversa luoghi del Parco Artistico Naturale e Culturale della Val d'Orcia, oggi riconosciuto anche dall'UNESCO come Patrimonio Mondiale dell'Umanità. Sono soddisfatta, ha dichiarato il presidente della commissione Riccardo Nencini. Le proposte avanzate dalla commissione sono state accolte dal ministro Franceschini. Il turismo lento e la valorizzazione dei territori minori sono stati posti al centro del piano. Iscrizioni aperte per l'edizione 2021 di Eroica Montalcino, che si svolgerà domenica 30 maggio nella città del Brunello. Sarà la prima dei 10 appuntamenti eroici in Italia, che darà il via alla stagione delle pedalate sulle magnifiche strade bianche delle colline della Val d'Orcia. Ce ne parla Lorenzo Agnelli. Domenica 30 maggio torna Eroica Montalcino, appuntamento imperdibile per gli amanti delle bici d'altri tempi tra sterrati unici e panorami mozzafiato lungo le magnifiche strade bianche delle colline della provincia di Siena, in una terra cosiddetta eroica che sembra disegnata proprio per andare in bicicletta. Se tutto andrà come sperato, Eroica Montalcino sarà il primo degli appuntamenti eroici in Italia con la maglia di lana, le strade bianche e le biciclette d'epoca. Eroica Montalcino 2021, come ogni anno,
quest'anno ne ha per tutti i gusti, dai 153 km del percorso eroico ai 27 km della passeggiata. Sono tante, insomma, le possibilità tra cui scegliere. Il percorso eroico per i più resistenti prevede 153 km di grande fascino alla scoperta della Val d'Orcia intera, il percorso medio Val d'Orcia di 96 km è dedicato ai ciclisti allenati che non si spaventano davanti alle salite. Il percorso medio Val d'Orcia di 70 km ha invece un dislivello altimetrico più leggero. Il percorso del Brunello di 46 km è ideale per chi desidera pedalare in alcune delle sezioni leggendarie del percorso lungo dell'Eroica. E infine, per i meno allenati, la passeggiata di 27 km dedicata alle famiglie che possono pedalare in sicurezza nel meraviglioso territorio di Montalcino e scoprire le bontà del Brunello. Le iscrizioni sono aperte e accessibili attraverso il portale Mai Eroica fino ad esaurimento dei 1800 numeri di gara disponibili, limite massimo imposto dalle norme anticontagio e antiassembramento. E chiudiamo con una notizia di sport: il volley, la Emma Villas Siena è pronta alla sfida di domani, dove ancora una volta sarà vietato sbagliare. Alle 18 servirà un'altra prestazione di quel livello per tentare di portare Brescia all'ultimo atto e sfruttare così il fattore campo domenica prossima. Sentiamo le parole dell'opposto Iuri Romanò. Sono contento principalmente per la vittoria, che vabbè, ovviamente era importantissima, perché senza la vittoria saremmo a casa, e penso che siamo riusciti finalmente a giocare come sappiamo, e quindi quando giochiamo così diciamo che non abbiamo lasciato tanto spazio a loro di fare quello che avevamo fatto nelle scorse due gare, quindi li abbiamo messi sotto da subito e non li abbiamo più fatti rialzare, quindi molto bravi. Oltre a divertire, vi siete anche divertiti? Si è proprio visto da fuori dal campo? Sì, sì, beh, a parte la partita che è andata bene, ma penso che queste partite siano da un certo punto di vista facili da giocare, perché alla fine devi dare tutto e se perdi poi sei a casa, quindi sei abbastanza anche libero di testa, e questo forse in piccola parte ci ha aiutato e abbiamo fatto una bella partita. La squadra da questo punto di vista penso sia forte, perché abbiamo attraversato un momento di grande difficoltà durante l'anno e ne siamo usciti in un bel modo, quindi spero che riusciremo a fare lo stesso in questa serie, e per ora questo di oggi è un buon inizio. Ma diciamo che questa è stata una partita completamente diversa, è bello vincere, penso che oggi fosse arrivata una vittoria per 3-2 tirata sarebbe stato indifferente, comunque l'obiettivo principale era andare a Brescia e ci andremo, e sicuramente sarà più dura di oggi e penso che sarà quella la partita decisiva, perché poi riportarli qua in gara 5 sarebbe davvero importante. Ma noi abbiamo giocato meglio, principalmente questo, abbiamo fatto quello che abbiamo fatto nella serie di vittorie durante il campionato, che non eravamo riusciti a fare nelle scorse due partite, e forse anche da parte loro c'è stato un calo, ma sicuramente è stato anche merito nostro non permettergli di giocare nel loro modo. Bene, siamo in chiusura, non ci sono notizie dell'ultima ora, io vi lascio alle previsioni del tempo e alle 21.30 al nostro consueto appuntamento in diretta del martedì. C'ero anch'io a Grifo Cannara a seguire la replica del nostro TG. È veramente tutto, grazie a tutti voi per l'attenzione e un buon proseguimento di serata.